tetto. Allora, vi avvicinate? Oh, Adriano, scusi. Allora, intanto, buongiorno a tutti. Oggi scopriamo questa targa e lo facciamo in questa strada con il presidente del Consiglio Comunale di Sportore e con il presidente di ACI, l'avvocato Giampiero Sartorelli. Lo facciamo qui perché Via del Circuito prende il nome proprio per il fatto che era circuito della Coppa Cervo e poi circuito di Pescara, si passava qui. Abbiamo appena passato Via Ferrari, che prende il nome da Piero Ferrari, che nel 1924, cioè 90 anni fa, vinse con su Alfa Romeo per la prima volta la Coppa Cervo di Pescara. E lo facciamo qui perché questa è la sede di ACI e perché l'ACI, prima l'ACI Teramo e poi l'ACI Pescara, organizzarono prima la Coppa Cervo e poi il circuito di Pescara. Io non voglio togliere altro tempo, vorrei che però qualcosa fosse detta dal presidente di ACI, l'avvocato Sartorelli. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti. Per me è un onore questa mattina essere qui perché rappresento in questo momento l'Automobile Club Pescara, l'Automobile Club che ha organizzato questa gara per 27 edizioni, l'Automobile Club che l'ha resa anche grande, però diciamo che questo è un patrimonio di tutta Pescara, quindi è giusto che oggi si ricordi questa gara, è giusto che il Consiglio Comunale sia presente, che comunque abbia voluto questa manifestazione, ed è giusto ricordare anche questa strada che poi prende il nome della gara. E quindi qui abbiamo tutto adesso, c'è la sede dell'Automobile Club, Via del Circuito, c'è Pescara con la sua Coppa Cervo, questa splendida città con questa splendida gara. Speriamo di poter continuare anche nei prossimi anni a ricordarla come succede già in tutto il mondo, perché tutti ricordano l'Automobile Club Pescara e la gara della Coppa Cervo, circuito di Pescara, Targa Abruzzo, tutto quello che è venuto fuori. Quindi buona giornata a tutti, grazie, e ecco il nostro ricordo per questa giornata. Speriamo che qualcuno con la bomboletta sia tanto gentile. Vietato usare bombolette. Nel 90° anniversario del circuito di Pescara, la presidenza del Consiglio Comunale e l'Automobile Club Pescara posero lungo la via custode della sua memoria al ricordo delle gesta di temerari piloti su poli di Rombanci che appassionarono un grande pubblico e consegnarono alla storia motoristica della città il circuito più lungo al mondo. Allora, adesso piloti sulle auto e ripartiamo. Grazie. Allora, prendete posto sulle vostre auto, che c'è una fila lunga quasi un chilometro, Oh.